per studiare il comportamento degli animali, soprattutto quelli notturni che vanno a caccia di notte, molti studiosi e cacciatori si affidano alla tecnologia, usando ogni genere di fotocamere e videocamere. Le fototrappola, ad esempio, sono delle fotocamere a infrarossi che si attivano al passaggio di animali o persone e sono il metodo più utilizzato per scattare delle foto. Ma non sempre ciò che viene fotografato ha a che vedere con il regno animale. Ecco una serie di foto che vi lasceranno a bocca aperta. Questa foto ha qualcosa di strano. È stato lasciato del cibo per terra per attirare gli animali e in questo scatto si vede un cerbiatto fuggire da uno scoiattolo volante. Il perché lo scoiattolo volante si sia affiondato contro il cerbiatto rimane un mistero. La foto in questione fa venire i brividi. Non è chiaro se si tratti di un fantasma o di una ragazzina, ma rimane ugualmente un interrogativo. Anche se fosse una ragazza, che cosa ci faceva nel bosco a quell'ora? Un'altra foto da brivido. Un cervo fa scattare la fotocamera, ma a sinistra appare anche la sagoma di una bambina. Altra foto, altra bambina nello scatto. Un cervo e un cerbiatto fanno scattare la fotocamera, ma incredibilmente viene inquadrata anche una bambina a piedi nudi, il cerbiatto la fissa. In questo scatto, un essere demoniaco insegue un cerbiatto, attivando la fotocamera. La risoluzione è molto bassa, ma la scena rimane ugualmente incredibile. In questo scatto, tre entità stanno correndo in mezzo al bosco. È molto probabile che si tratti di un gruppo di satanisti durante una cerimonia, più che di spettri, ma non ci sono prove a riguardo. In questa foto vediamo una strana creatura che sembra uscita da un film horror. In questo caso il rischio di fotomontaggio è alto, ma non possiamo escludere niente. E per finire, l'immagine più inspiegabile, la morte, o meglio, è la foto di un uomo che sta rappresentando la morte. Anche se non ci sono dubbi che quell'uomo non sia uno spettro, rimane ancora la domanda fatidica. Che cosa ci faceva a luna di notte vestito come la morte in mezzo al bosco?